Lei viene con noi. Sì, ma qual è la sua storia? Bentornati sul mio canale. L'ho salvata da un convoglio di deportazione in partenza da Wolfsburg. Tutti i suoi sono morti. Ha solo me. Mi spiace. Ah, mi spinge proprio. Ok. Giga Chad. Foto, lettere, ciò che resta della sua famiglia. Dovrei portarle con me. Ah, è tutto da leggere, non è ciò che hai detto, Sofì. Dubito dell'autorità, avete perdito gli esseri umani, lotta per l'uguaglianza, sii gentile. Impiccati tra i per alto tradimento. Prescrizione medica, barbiturico, per depressione. Ma io non Adesso, salgo. Maneliva. Mi geht's gut. Sali, agente Blazkowicz. Dobbiamo andare. Le mie cose. Ecco. Grazie. Allora, dove andiamo, Kessler? A Wolfsburg. È lì che si trova Helga, con il dossier dei documenti. Cosa c'è a Wolfsburg? Morte, agente Blazkowicz. Morte. Parte 2: Gli oscuri segreti di Helga von Schabs. Welcher Tag ist heute? Il 17 marzo. È domenica. È il giorno del Purim. Sì, lo so. L'avevo scolpito per la mia amica nella bottega di mio padre qui a Wolfsburg. È tradizione ebraica regalare cibo in questo giorno, ma volevo darle qualcosa di speciale. Che cos'è? Un gatto. Il suo animale preferito. Volevo darglielo, ma poi sono arrivati i nazisti. Questa è una città di segreti. La sua storia è piena di morte e distruzione. E ora Helga sta frugando nelle sue putride viscere con la morbosa curiosità di un bambino. Was ist in der Tasche? Flugblätter. Mia moglie spargeva volantini come questi per Berlino. E i nazisti l'hanno impiccata per questo. Wie schrecklich. Keine Sorge, Annette. Herr Blaskovic kümmert sich um dich, wenn ich weg bin. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Ho visto. Ora il braccio. Capitolo 5, Wolfsburg. Agente Blazkowicz, devi cercare l'agente 2 dell'UOS. L'ho già avvertita del tuo arrivo. L'agente 2 sa dove si trova Helga. Bene. Tanti morti per uno stupido dossier. Se non lo troviamo, ce ne saranno altri. Io e Annette ci nasconderemo qui. Ho rubato delle radio da quei porci nazisti. Le useremo per comunicare. Prendi questa. Poi scendi dalla barca e aiutami a spingerla sotto la banchina. Ok. Leg dich hin, meine Liebe. Ok, tante la casa munizioni. dell'agente 2 si trova oltre la piazza del mercato, a nord-ovest, dietro la taverna. Accanto a Schmidt, un vecchio panificio. Usa la solita parola d'ordine. Ok.
Ah, che figata! Così fa così. Così fa così. No, sempre sto stealth. Madonna santa, raga. Ho due coltelli da lancio, ma non so se posso scalfire quello là. Dove sto andando io? Oh, qua c'è un generale lì, il comandante. E uno è andato. Dove potrebbero essere qua sotto forse? Ah, quello non devo neanche guardarlo allora. Quello che avevo visto dove... Ah, devo andare di là però, come faccio? Devo uccidere quello là sopra, vediamo se ce la faccio. Appena si ferma. Cazzo, è caduto giù però. L'altro comandante dove cazzo è? Di là probabilmente. Là ce n'è un altro, come faccio ad arrivare? Ah, via, nasconditi. No, non mi hai mai visto. Non mi hai mai visto. Adesso quando va di là io vado di là. Ah, ma posso girare di qua? Aspetta un attimo. Eccolo lì l'altro comandante. Cazzo, fermati. Olè. Vediamo chi è che mi deve beccare adesso. Sono... Ok. Ok. Dovrei essere a posto, no? Quello lo lascio in vita, sti cazzi. Dove devo andare? Di qua. Questo cos'è? Dove devo andare? Vi giuro non sto capendo dove devo andare. Devo agganciare qualcosa. Ok, ah, di qua, ok. Posto, non c'è nessuno? No, è troppo grande, chissà quanta gente ci sarà. Oh cazzo.
No, altra gente. Merda. Li ha avvertiti? Forse... sì, li ha avvertiti. Vabbè. Niente. Che cazzo? Sì. Hai detto? Uccidi quanti più nazisti possibile? No, ho detto... Non ti sento, Kessler. È disturbato? Allora, ok. Post. No, c'è un gigante da qualche parte. Eccolo là. Dai, vabbè, raga. Stai scherzando. Come faccio, raga? Vabbè che se lo ammazzo lì poi... ma lo vedono, cioè... No, quelli non parlano, ok. Dai. Questo so... No, non è vero, dai, non mi ha visto nessuno. Che palle, oh. Ma questo? Vabbè. Ci siamo. Il panificio Schmidt. Ah. Apri il cancello laterale dell'edificio. C'è una chiave sotto un grosso sasso. Usa la finestra della cantina. Edificio. Chiave sotto sasso. Sono spariti tutti. Chiave sotto sasso. Apri cancello dell'edificio. No, ho sbagliato. Però voglio vedere un attimo. Ma si...
No, dai, svegliamoci. Volevo vedere se c'era qualcosa di easter egg, qualcosa. Vabbè, stesso. Chiave edificio, masso, sasso. Ah, questo. Ok. No, bisognerebbe chiuderlo di nuovo. Dov'è la tua camicia, Stallone? Pippa, Pippa. sei tu l'agente 2? Ora sono l'infermiera Inga. Pippa, ma perché? Riposa i piedi un attimo, prendi tè e biscotti. Quindi ti hanno trasferita qui? Già, 6 mesi fa. Non ci vediamo dalla Ma festa dell'anno questo? scorso. Oh, è stato uno spasso. Wesley mi ha versato tutta la birra addosso. Quello sciocco. Oh, ho provato a salvarlo, Pippa. Lo so, tesoro. Mi dispiace. Non è il momento per storie malinconiche. Ascolta, so cosa cerchi, Blasco. L'uomo nel mio letto, laggiù, è uno dei lacchè nazisti di Helga. Prima che si addormentasse, gli ho fatto sciogliere la lingua. Il dossier che stai cercando si trova nella stanza di Helga, alla taverna di Wolfburg. Ora, a quanto pare, è una discreta degustatrice di vini. Fingiti un cameriere e forse riuscirai ad avvicinarla. Devo fingermi un Ma per l'amor cameriere. del cielo, prima mettiti addosso qualcosa. C'è una camicia nel baule laggiù. E lascia qui le tue pistole. Lo staff della taverna non porta armi. Le terrò al sicuro io. Maledetti nazisti. E la gente segue quei babbei come marionette. Forse se lo meritano dopo tutto. No, vabbè, mette giù tutte le armi che ho. I cardini sono arrugginiti. Vieni ad aiutarmi, Blasco. La galleria è 9 metri e mezzo a nuoto fino al pozzo nel cortile della taverna. Torna qui quando avrai ottenuto il dossier di Helga. E vedi di non affogare proprio ora, mio caro Stallone. Spero che i cardini non arrugginiscano. Sì, ma così mi bagno, tutto bagnato. Chi lo sa? Allora, arriviamo qua. Ragazzi, io vi saluto e ci sentiamo al prossimo episodio.